Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Da oggi Green Pass rafforzato in luoghi pubblici quali bar, stadi, piscine, mezzi pubblici, musei e per attraversare lo stretto di Messina, code agli imbarchi e disappunto tra i viaggiatori, tant'è che il sindaco Cateno De Luca ha già inviato una lettera al premier Draghi minacciando il blocco dello stretto di Messina. Vediamo il servizio curato da Mario Grasso. Super Green Pass per viaggiare tra Scilla e Cariddi. Da oggi lascia passare verde rafforzato è necessario per attraversare lo stretto e questo ha determinato lunghe file in mattinata e due proteste a Messina e a Villa San Giovanni. È stato disposto per garantire la sicurezza proprio negli attraversamenti tra la Calabria e la Sicilia, sebbene per raggiungere le isole minori dalla Sicilia, e cioè le Eole, Pantellerie, Ustica, Pelagie e Egadi, ad oggi in deroga sia necessario solo il Green Pass, cosiddetto normale. I traghetti privati Caronte e Tourist si sono già organizzati, controlli più attenti alle biglietterie e ancor prima alle auto disposte in fila. La situazione però potrebbe scoppiare durante le ore di punta o nelle giornate più calde. Tant'è vero che il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha inviato una lettera a Draghi, scrivendo tra l'altro: «Non mi costringa a bloccare lo stretto di Messina, sono pronto a farlo subito se non cambiate la norma che avete fatto. Nessun Green Pass può violare la continuità territoriale con la Sicilia», scrive il primo cittadino messinese. Chi non sarà vaccinato o guarito dal Covid-19 e non sarà in possesso per la doppia o tripla vaccinazione del Super Green Pass non potrà utilizzare i vettori dalla Sicilia alla Calabria e viceversa. E da oggi bisognerà presentare il Green Pass rafforzato anche in ristoranti e bar, cinema e teatri, piscine, palestre, sport di squadra, stadi, palazzetti dello sport, musei, mostre, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, i parchi tematici o di divertimento, nonché le sale gioco, le sale scommesse, le sale bingo e casinò, oltre che negli alberghi e nelle strutture ricettive. Green Pass rafforzata anche le feste conseguenti, le cerimonie, sagre, fiere, centri congressi, impianti di risalita di tipo sciistico, treni, aerei, autobus, metropolitane e tram. Parliamo adesso di Covid e scuole. Dopodomani è fissata la riunione della task force per decidere come muoversi e se ricorrere alla didattica a distanza. Intanto la regione siciliana, per prendere tempo, sta valutando un ulteriore slittamento delle lezioni a giorno 17. Un provvedimento eccessivo, secondo l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Catania, Barbara Mirabella. Daniela Cantarella. Vacanze di Natale allungate per gli studenti siciliani che sarebbero dovuti rientrare a scuola questa mattina. Rientro rinviato invece a giovedì 13, così come deciso dal governo regionale con un'ordinanza dell'assessorato all'istruzione. 3 giorni per prendere tempo in attesa di un nuovo esame della situazione pandemica nell'isola. Non è detto però che si tornerà in presenza, l'ipotesi della DAD si fa sempre più probabile. Mercoledì 12 ci sarà una nuova riunione della task force che deciderà cosa fare. La strategia su cui pare voler puntare la regione siciliana sarebbe quella di prendere altri 2 giorni di tempo e far slittare così il rientro a scuola lunedì 17, utilizzando la scorta dei giorni della Sicilia e assicurando di non scendere sotto i 205 di lezione da garantire. Il tutto per avere il tempo necessario di concludere il monitoraggio sulla messa in sicurezza delle scuole, che di fatto sono già da tempo codificate per distanziamento e norme comportamentali, come afferma l'assessore alla cultura e pubblica istruzione di Catania, Barbara Mirabella, con una punta di disapprovazione per l'eventuale ulteriore rinvio delle lezioni. Ma la regione siciliana responsabilmente ha accolto le istanze dei sindaci, del mondo della scuola, e questi 3 giorni sono e saranno molto utili per una visione globale innanzitutto dei dati aggiornati. Il presidente Musumeci si è assunto una grande responsabilità ed è stata anche ben accolta da parte dei familiari, di coloro che operano nel mondo della scuola. Adesso il desiderio comune è quello di tornare temporaneamente in DAD. Uso la parola temporaneamente perché certamente la scuola in presenza è un percorso che abbiamo sempre condiviso, ma questo è un momento che mette particolarmente sotto pressione l'organizzazione, non solo scolastica, e quindi noi seguiremo quello che tramite ANCI stiamo monitorando con molta molta attenzione. Certamente fa specie come altri mondi non vengano gestiti, penso al calcio che ieri vedeva 35.000 persone in presenza a San Siro, o come altre strutture verso le quali io ho molto rispetto, però che sono certamente meno indispensabili della didattica che vede coinvolto praticamente l'80% delle famiglie italiane.
c'è il rischio dal 17 di entrare in zona arancione, quindi anche diciamo che l'assetto scolastico potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare l'assetto scolastico, potrebbe cambiare anche l'atteggiamento dei giovani. Noi non dimentichiamo che viene richiamato con molta forza uno screening di massa. Pensate, noi solo per la scuola obbliga abbiamo quasi 26.000 bambini e bambine. Ci si chiede cosa avvenga nel frattempo nei mondi esterni o un minuto dopo che quella ragazza o quel ragazzo sarà uscita dal lab, laddove l'ASP o il commissario Covid ritenessero opportuno fare questo movimento. Un grande impegno da parte delle strutture sanitarie, aspettiamo che lo stesso impegno lo abbiano tutti i concittadini a fronte del fatto che la pandemia in questa fase così delicata va battuto con un nuovo senso del dovere. L'utilizzo delle mascherine, abbiamo visto un richiamo alla FFP2, io se vorrete vi accompagnerò in un mio personale viaggio nei sottoscala delle scuole che sono invasi da tonnellate di mascherine inutili che hanno sperperato denaro pubblico. Comunque si progetta oltre a uno screening ma anche la campagna vaccinale proprio nelle scuole. È un divenire di approccio sociale, di approccio culturale al vaccino che probabilmente rimane sempre l'unica arma che avremo per liberarci da questo nuovo presente. Bar e ristoranti in crisi in tutta la provincia etnea, dove durante le feste il comparto ha registrato un calo di oltre il 70% rispetto a quello degli anni passati. Vediamo. Una crisi profonda, quella che stanno attraversando i bar e i ristoranti della provincia etnea, che durante le feste appena concluse hanno registrato un calo di entrate di oltre il 70% rispetto agli scorsi anni. Un trend che, secondo gli ultimi dati forniti dall'Associazione di Imprese Mio Italia, continuerà anche nei prossimi mesi per proseguire ad oltranza, con l'inevitabile conseguenza che nella prima parte di questo 2022 tanti ristoranti, bar e servizi di ristoro saranno costretti ad abbassare definitivamente la saracinesca. Ad affermarlo il presidente provinciale Catania di Mio Italia, Roberto Tudisco, che in linea con le richieste del direttivo nazionale chiede una serie di interventi al governo centrale e all'amministrazione comunale etnea per sostenere e salvare il comparto. Al premier Draghi la richiesta di un urgente scostamento di bilancio per sostenere il settore, il ripristino del blocco di tutti i mutui e i finanziamenti con le banche utilizzati per ristrutturare i locali o acquistare nuove attrezzature. Al comune di Catania invece si chiede il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico e il blocco della TARI e della TOSAP di almeno un anno. Nel frattempo noi stiamo, è da qualche settimana, che domandiamo all'amministrazione di rendersi conto della situazione, perché è come se fosse scollegata completamente da quello che stiamo vivendo, di quello che sta succedendo in questi giorni. Praticamente noi siamo a gennaio e dovremmo rinnovare il suolo pubblico, che è uno fra i più cari che abbiamo in Italia forse. Ci viene richiesta la TARI, una tassa dell'immondizia degli ultimi 5 anni, se no c'è il ricatto che non viene dato il suolo pubblico, e tutto contro i locali, tutto contro i pubblici esercizi, come se noi siamo solo arance da spremere, vengono prese decisioni alle nostre spalle senza che le associazioni di categoria siano invitate e possono rappresentare i commercianti. Quindi ci diciamo che c'è questo trend, che non si rendono conto di quello che sta succedendo o non si vogliono rendere conto, vivono in un altro mondo. Qua soldi non ce n'è, né per pagare il suolo pubblico, né per pagare nulla. Quindi noi chiediamo una proroga di almeno un anno, fino a quando non si ristabilisce la situazione economica, perché la gente non esce e la gente non spende. Se la gente non esce, non spende e non può uscire, noi con che cosa dovremmo pagare queste tasse che, a causa di questo predissesto prima e del dissesto dopo, noi dovremmo pagare queste tasse così esose? Ma noi, se negli ultimi 20 anni, 30 anni, tutte le varie amministrazioni hanno fatto i buchi di bilancio, ma noi che siamo vittime, perché ne dovremmo pagare le conseguenze solo noi? Allora, vadano a cercare delle fonti alternative, vadano a fare casino a Roma, vadano a Palermo del Musumeci, però noi non abbiamo più sangue nelle vene da dare a loro. Il rischio serio è quello che molte saracinesche chiudano definitivamente. Sì, assolutamente, però la cosa principale, prima che la saracinesca chiude, cosa succede adesso? Tutti quanti si ha diminuzione di personale, si sta licenziando, mettendo in aspettativa, perché non essendoci la richiesta, non essendoci le persone che vengono, quindi i primi a piangere purtroppo sono tutte le persone che hanno famiglia, anche perché non si parla ancora di cassa integrazione, non si parla di nulla. Quindi
qua ci deve venire incontro sia di nuovo il governo, dove deve bloccare di nuovo i mutui, i finanziamenti che tutti quanti abbiamo acceso e abbiamo con le banche, di bloccare le cartelle settoriali, cioè vedere quello che sta succedendo veramente e non far finta di niente, urgentemente, se non si vuole che l'Italia diventi di nuovo il terzo mondo. L'impennata dei contagi costringe gli organizzatori a spostare ad Acireale la sfilata dei carri allegorico-grotteschi ad aprile, confermati invece gli eventi collaterali dal 12 febbraio al 1 marzo. Salvo Cutuli. Il carnevale di Acireale slitta al prossimo 21 aprile, l'annuncio stamani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città da parte del presidente del CDA, della fondazione organizzatrice, decisione concertata con l'amministrazione comunale, presente il sindaco Stefano Lì, rientrato dalla convalescenza da Covid. L'impennata dei contagi da coronavirus e le incertezze legate all'incidenza del virus che viaggia a percentuali incontrollate ha convinto gli organizzatori a ricercare una finestra temporale utile alla sfilata dei carri in concorso. Si tratta comunque di una data indicativa e non certa, considerato l'incertezza epidemiologica su cui non si pronunciano neanche gli esperti e la politica rimane alla finestra. Nell'incontro con i giornalisti il presidente Accunderi ha confermato gli eventi collaterali come da calendario 12 febbraio 1 marzo, carri in miniatura, maschere isolate e concorso bambini in maschere con i dovuti previsti accorgimenti sanitari, ammessono scattino nuove restrizioni alla libertà personale a contenimento del diffondersi della pandemia. La fondazione si muove su più fronti, a cominciare dall'istituzione di un albo delle maschere storiche siciliane da censire, l'unica riconosciuta in ambito nazionale è l'Avica, la mascotta del carnevale acese. Le altre vanno ancora identificate per poi essere collocate in un percorso dedicato, gestito e custodito nella città del più bel carnevale di Sicilia. Ormai dobbiamo necessariamente prendere atto della impossibilità, anche per i tempi tecnici organizzativi, tenuto conto della pandemia in corso, di poter organizzare le sfilate in modo che non ci possano essere problemi. E abbiamo pensato di conglobare tutto in quella che era un attimo la festa dei fiori e avevamo già spostato per quell'epoca il corso dei carri infiorati, quindi anche in quel periodo che è ricompreso dal 21 aprile, 1 maggio o una settimana successiva, insomma in quest'arco di periodo prevedere le sfilate dei carri, mentre pensiamo di poter fare in ogni caso nel periodo canonico quelle che sono le cosiddetti concorsi minori, maschere isolate, carri in miniatura e anche il concorso dei bambini in maschera, tenuto conto che alla luce di quelle che sono le attuali disposizioni, con i dovuti distanziamenti, i dovuti accorgimenti, trattandosi di manifestazioni più o meno al chiuso, tranne le maschere isolate che sono solo in esposizione, possono essere realizzate. Da quest'anno prende via pure l'assegnazione di una spilletta raffigurante la mascotte Lavica, la vedete, con tanto di pergamena, concessi a quanti nel corso degli anni si sono distinti nel sostegno alla manifestazione stazione carnascialesca. Si tratta di persone che hanno fatto grande il carnevale di Acireale e che la fondazione vuole riconoscere concedendo loro in due periodi dell'anno, abbiamo pensato a Santa Venere e a San Sebastiano, come momento di insignire e ricordare questi personaggi, scrivendoli in questo libro che verrà tenuto presso la fondazione, dove saranno tutti ricordati i grandi personaggi del carnevale del passato e del presente. La decisione di spostare ad aprile la sfilata dei carri lungo il circuito barocco cittadino potrebbe cozzare con le celebrazioni del 25 e quelle pasquali, anche se il sindaco assicura che non vi saranno sovrapposizioni. Credo che non ci siano delle sovrapposizioni, siamo fuori dai periodi delicati, oltretutto questo diventa anche un motivo se potesse riapertire il turismo in quel periodo per rendere più appetibile il nostro territorio. Sono state 1.500 le ispezioni anti-Covid effettuate dai carabinieri del NAS di Catania in ospedali, case di cura private, strutture ricettive per anziani, industrie alimentari, supermercati, allevamenti ed altri settori di interesse delle province del capoluogo etneo Messina ed Enna. Denunciato il titolare di una comunità alloggio a Santa Venerina responsabile di aver ospitato 4 anziani non autosufficienti risultati al momento del controllo in stato di abbandono e erano affidate a persone non qualificate e prive di contratto di impiego. Inoltre sono state denunciate 5 persone positive al Covid-19 per violata quarantena, scoperti anche 4 medici e pediatri convenzionati con l'ASP che emettevano indebiti certificati medici per evitargli la somministrazione del vaccino ed ottenere illegalmente il Green Pass.
È stata rubata la panchina rossa che ricorda le vittime del femminicidio a Guardia, frazione di Acireale. Indignazione tra i residenti che chiedevano che la panchina fosse fissata da ben 4 anni. C'è indignazione a Guardia Mangano, frazione di Acireale, dove nei giorni scorsi è stata rubata la panchina rossa dedicata a Giovanna Toscano, vittima di femminicidio, nel dicembre del 2007, quando fu ammazzata insieme con il figlioletto di 4 mesi, poco prima della celebrazione del battesimo di quest'ultimo. Un comitato cittadino aveva provveduto, in occasione del decennale, a realizzare una panchina rossa che ricordasse quel tragico episodio che colpì l'intera comunità. Era stata avanzata agli organi competenti la richiesta di installazione fissa della panchina rossa sul suolo della piazzetta di fronte alla salita che conduce alla chiesa, richiesta rimasta a lungo inascoltata sino al furto dei giorni scorsi, quando ignoti hanno portato via quello che più che una semplice panchina in ferro era un simbolo in memoria per un tragico avvenimento. Ma non solo è stata rubata la panchina, è stata derubata anche la dignità e l'umanità e la rappresentanza di una frazione, di una comunità che ha fatto tanto per ottenere la panchina, per ricordare questi due angeli e anche per essere vicina alla famiglia che per 10 anni è stata abbandonata di tutte le istituzioni. Noi come associazione ci siamo impegnati insieme ad altri gruppi di persone come Laura Maiocco, come Marianella Cidiacono, come Vera Squadrito, Giovanna Zizzo, Luciana Calabretta dell'Oratorio della Parrocchia e anche alcuni che non vorrei dimenticare. Ci siamo tanti impegnati per ottenere questo segno di solidarietà alla famiglia, essere vicini. Dopo 10 anni, ricordavamo 10 anni della scomparsa di questi angeli, era il 16 dicembre del 2017, e quando facevano 10 anni, noi il 17 l'abbiamo installata e oggi non c'è più questa sedia. Volevo anche ricordare che prima di questa sedia c'erano tantissime piante, a distacco di ogni settimana queste piante scomparivano. Nel momento in cui l'avete messa in questo posto però non era ancora stata fissata. Visto che l'area è competenza del comune e siamo in un'area di centro storico, noi come associazione abbiamo richiesto allora le autorizzazioni per poterla installare. Ancora aspettiamo il comune, gli uffici competenti che la vengono a installare. I carabinieri della compagnia di Giarre indagano per risalire all'identità di un piromane protagonista di almeno 2 episodi incendiari verificatisi nello spazio temporale di pochi giorni a riposto nella zona della circonvallazione. Nel mirino le auto destinate alla riparazione di un meccanico e di un vicino carrozziere parcheggiate sul ciglio della strada che vedete appunto in queste immagini. In attesa di manutenzioni, nei giorni scorsi ignoti hanno incendiato dolosamente una Ford Focus in sosta sul marciapiede. In prossimità dell'incrocio tra le vie Cascino e vie Crispi, le fiamme erano state appiccate all'interno del veicolo, danneggiando pesantemente l'abitacolo. Venerdì notte una nuova azione incendiaria nello stesso tratto di strada, questa volta è toccato alla macchina che vedete, una Suzuki Wagon completamente distrutta dal fuoco che ha avvolto il veicolo privo di batterie. I militari dell'arma stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona per risalire, ove possibile, all'identità di chi ha deliberatamente appiccato il fuoco. I carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato un 32enne per furto aggravato commesso nella notte tra l'8 e il 9 febbraio del 2020 nella sede dell'Avvocatura dello Stato di Catania. Secondo l'accusa, l'indagato, forzando una finestra, sarebbe entrato proprio nella sede dell'Avvocatura, dove, dopo aver danneggiato i distributori di bevande, avrebbe rovistato in diversi uffici, svuotando e gettando a terra i documenti presenti nelle scrivanie. Avrebbe anche rubato 200 euro che erano nella scrivania di un funzionario addetto alla contabilità e utilizzati come fondo cassa per le spese minute. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto al carcere di Ragusa. La vicenda dell'ex governatore lombardo potrebbe non essere del tutto conclusa. Intanto l'assoluzione da ogni accusa in corte d'appello rilancia in Sicilia le quotazioni del gruppo politico da sempre vicino all'ex presidente a 10 mesi dalle elezioni regionali. Potrebbe non essere stata ancora scritta la parola fine sulla vicenda giudiziaria di Raffaele Lombardo,
assolto venerdì pomeriggio dalla Corte d'Appello di Catania, presieduta dal giudice Rosa Anna Castagnola, da tutte le accuse, e cioè concorso esterno in associazione mafiosa, perché il fatto non sussiste, e da corruzione elettorale aggravata dall'avere favorito la mafia per non avere commesso il fatto. La Procura di Catania, che ha sostenuto l'accusa su indagini del ROS dei Carabinieri e che in appello aveva chiesto la condanna dell'ex governatore della regione siciliana a 7 anni e 4 mesi, potrebbe, così come previsto dal sistema giudiziario, fare ricorso in Cassazione entro 45 giorni dal deposito della sentenza da parte del Tribunale. Si tratterebbe del secondo ricorso in Cassazione del lunghissimo procedimento processuale, durato 12 anni, in quanto, lo ricordiamo, Raffaele Lombardo, fondatore delle MPA, venne condannato in primo grado nel 2014 dal GUP a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno all'associazione mafiosa. Le indagini furono svolte da ROS dei Carabinieri su presunti contatti con esponenti del clan catanese, che lo stesso Lombardo ha però sempre negato. Nel 2017 la Corte d'Appello riformò la sentenza con l'assoluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, condannandolo però a 2 anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso ma senza intimidazione e violenza. Poi il ricorso in terzo grado e l'annullamento della sentenza da parte della seconda sezione penale della Cassazione, che contestualmente dispose il rinvio in Corte d'Appello. Venerdì pomeriggio la sentenza della Corte d'Appello, che assolve Lombardo pienamente da tutte le accuse, ma che, secondo chi pratica i palazzi della giustizia, è la terza diversa delle tre pronunciate. Un fattore che potrebbe avvalorare la tesi di chi pensa che la Procura di Catania possa, evidentemente, con tutte le garanzie del procedimento e supportata dal carteggio di accusa, ricorrere nuovamente in Cassazione. La decisione, visto i tempi, sarà maturata in primavera, inoltrata quando la Sicilia sarà già immersa nell'agone elettorale per il rinnovo degli organi elettivi regionali. Lombardo da tempo si chiama fuori da ogni ruolo politico attivo e l'armata politica che si era costruita attorno alla sua persona si è via via sfaldata. Rimane però ancorata al progetto politico avanzato in quegli anni un battaglione, peraltro non sparuto, di fedelissimi amici di Lombardo, appunto, battaglione per nulla irrilevante all'interno della mappa politica siciliana, anzi, assessori regionali, deputati all'ARS, sindaci, assessori, consiglieri, solo per rimanere all'interno dei tre mari che circondano l'isola. Insomma, se Berlusconi quasi 30 anni dalla sua discesa in campo continua a non far dormire sonni tranquilli alla sinistra italiana, Lombardo, sebbene come egli affermi lontano dall'agone politico, continua a non far dormire sonni tranquilli ai politici siciliani di sinistra, centro, destra e grillini. E adesso vi mostriamo la scala dei turchi a Real Monte, in provincia di Agrigento, che era stata imbrattata sabato scorso ed è stata immediatamente ripulita. Torna al suo splendore la scogliera di Marna Bianca della costa a sud della Sicilia ad Agrigento dopo appena 24 ore la scala dei turchi imbrattata sabato scorso da balordi senza ancora un nome né un volto che hanno cosparso la pietra con quella che in un primo momento era sembrata vernice di colore rosso, oggi appare così. Era stata sfregiata nella sua bellezza, ma proprio al fine di evitare danni permanenti, immediato l'intervento dei tecnici del Comune di Real Monte, della soprintendenza e dei numerosi volontari anche della Protezione Civile che si sono recati sul posto offrendo il loro aiuto. Ore di lavoro per ridare decoro ad uno dei posti più belli ed apprezzati al mondo. Un atto vandalico, un gesto sconsiderato, recuperato grazie anche al fatto che il colorante utilizzato pare fosse ossido di ferro o polvere da intonaco di colore rubino, quindi dagli effetti non permanenti poco cambia dal punto di vista delle indagini. I responsabili del deturpamento infatti hanno commesso un duplice reato, perché la scala dei turchi è sotto sequestro dallo scorso febbraio per l'accertamento di violazioni di natura ambientale. Si stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Queste potrebbero agevolare il lavoro degli inquirenti. La Procura di Agrigento ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami sul materiale repertato e sequestrato, ma andranno avanti anche le verifiche sulle rivendite del materiale utilizzato dai vandali per sfregiare il sito. Un generoso atto di civismo e di scrupolosa responsabilità dimostrati. Sono queste le parole utilizzate dal governatore siciliano Nello Musumeci, che ha elogiato il lavoro di chi si è attivato all'istante preservando un'attrazione turistica patrimonio ambientale siciliano di inestimabile valore e bellezza.
Neve e freddo su alcuni versanti dell'Etna, ma appunto le temperature basse pare abbiano le ore contate, almeno per il momento. La neve fa la sua comparsa in maniera concreta su tanti versanti dell'Etna. È stato un risveglio imbiancato sia sul versante catanese che su quello dei Nebrodi, da Maletto sino a Ragalna, con neve, ghiaccio e alcune strade gelate. A determinare tutto ciò, l'abbassamento repentino delle temperature, anche se la neve è caduta soprattutto sulle alte quote. Situazione che al momento non si presenta critica, ma tuttavia da monitorare costantemente. Una situazione, quella meteorologica attuale, in continua evoluzione. Dopo il caldo primaverile delle festività natalizie, l'attuale abbassamento delle temperature non dovrebbe durare ancora a lungo, lasciando spazio viceversa ad un'alternanza dei valori della colonnina di mercurio. Sì, neve in varie zone dell'Etna e non solo. Questo perché siamo interessati da una circolazione depressionaria che invia aria fredda sul sud Italia e di conseguenza anche sulla nostra regione. E quota neve intorno ai 700-800 metri mediamente. Ovviamente la neve cade maggiormente sulle aree interessate, più direttamente interessate dalle correnti settentrionali, quindi parliamo soprattutto della parte settentrionale etnea. Marginalmente gli altri versanti, in particolare il versante meridionale, viene di fatto solo sfiorato, e poi tutte le aree del versante tirrenico, le aree interne della Sicilia stessa. In particolare la zona di Piano Provenzana, ma anche dall'altra parte del versante di Ragalna. Sì, il versante di Ragalna, diciamo, è meno soggetto perché è protetto maggiormente dalla mole dell'Etna. Tuttavia, siccome sono delle correnti abbastanza intense in quota, spesso i fronti nevosi riescono a sfociare anche su questo versante, ad intermittenza. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane? In linea di massima la situazione resterà con temperature sotto media per gran parte di questa settimana, perché saremo sempre sotto il tiro diretto di correnti di tramontana. Tuttavia la situazione peggiore in linea massima è proprio oggi. Già domani, pur essendoci ancora una situazione analoga, avremo meno, sarà meno intensa rispetto a oggi, quindi avremo più aperture del cielo, il vento dovrebbe attenuarsi, e le possibilità di neve saranno inferiori rispetto a oggi, e poi ci sarà un po' di stabilità sempre nell'arco della settimana, ma non sembra che possano esserci situazioni critiche di un certo rilievo. Adesso tutto sommato siamo in una fase sì fredda, ma niente di eccezionale, tant'è vero che comunque la neve non è che stia arrivando sul livello del mare come è avvenuto ad esempio qualche anno fa. È una fase fredda, ci può stare. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno altre impennate verso l'alto, oppure se si manterrà una situazione un tantino più tranquilla anche per noi stessi, perché a volte capita che in pieno inverno non riusciamo a capire come vestirci, proprio perché possono avvenire situazioni primaverili anomale come quella che c'è stata nelle giornate festive natalizie. Protestano ad Acireale i genitori dei 430 alunni del comprensivo Paolo Vasta trasferiti presso l'istituto privato San Michele in un'ala del plesso preso in affitto dal comune che attende di essere provvisto di riscaldamenti. L'accordo era di installare condizionatore a pompa di calore durante la pausa delle festività natalizie e consentire 431 alunni del comprensivo Paolo Vasta di Acireale trasferiti all'istituto privato San Michele alla ripresa delle lezioni migliori condizioni ambientali, a cominciare dal riscaldamento delle aule di vecchia fabbricazione non idonea e interessate da condizioni di gelo perenne. Stanzoni ampi, con tetti molto alti e infissi vecchi non a norma. Le vacanze di Natale si sono concluse, ma la promessa di attrezzare presto con nuova impiantistica ha subito un nuovo quanto ingiustificato stop, e adesso i genitori minacciano di ritirare i propri figli da scuola. Stamane un drappello di mamma, affiancate da insegnanti e personale scolastico, ha manifestato il loro comprensibile disagio per le carenti condizioni in cui il corpo docente è costretto ad operare, mentre per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia collocata all'interno di questo manufatto, gli alunni delle elementari, la situazione è ancora più difficile. Restare 4-5 ore di lezione sedute alla ghiaccio non è tollerabile per un paese che si definisce civile. Io vorrei fare una proposta all'amministrazione comunale e mi rivolgo al sindaco, al vice sindaco, all'assessore ai lavori pubblici, all'ufficio dei lavori pubblici, l'ufficio tecnico, l'assessore alla pubblica istruzione, l'assessore alle politiche sociali e giovanili, l'assessore alla cultura,
gli uffici dei servizi sociali, il garante per le disabilità, perché abbiamo anche bambini diversamente abili, e il garante per i diritti del fanciullo. E chiedo loro, è una proposta fattibilissima e coerente, si trasferiscano qui, lasciando spazio ai bambini del nostro plesso nei loro uffici sicuramente riscaldati. L'inverno morde con temperature gelide che con il passare delle settimane si fanno sempre più rigide e per i bambini il rischio di contrarre malattie influenzali è piuttosto elevato, il che in tempi di pandemia alimenta timori e forti perplessità. Forse meglio tenerli a casa i propri figli, si legge in un comunicato sottoscritto dai manifestanti, stanchi di subire l'inefficienza degli amministratori locali, accusano all'unisono mamme, docenti e personale scolastico. Abbiamo cercato in tutti i modi di aspettare e ci avevano promesso che ad oggi, come era previsto fino a qualche giorno fa, il rientro a scuola per questi bambini, ci avevano promesso che avremmo trovato le classi già riscaldate. Quindi durante queste vacanze ne avrebbero approfittato per installare questi climatizzatori. Un progetto che si è già pensato dallo scorso anno, visto l'esperienza di chi ci ha preceduto, e che quindi speravamo, ripeto, quest'anno si accertasse, si confermasse. Ecco. Purtroppo abbiamo già passato l'anno scorso in questa situazione e affrontare quest'altro inverno che è già purtroppo arrivato ma che si sta facendo ancora più rigido adesso diventa insopportabile. Servono circa 30.000 euro per dotare le 14 aule delle primarie e le 4 della scuola dell'infanzia di caloriferi, una spesa accessibile e pare già accantonata dall'ente. L'assessore alla manutenzione del Comune di Acireale, Salvo Grasso, chiarisce le cause del ritardo dell'avvio dei lavori di adeguamento. Era previsto appunto che venisse fatta anche la gara, che purtroppo si è dimostrata più complicata del previsto, anche perché deve essere effettuato un sopralluogo dalla ditta, e purtroppo invece l'ufficio tecnico è stato falcidiato in queste ultime settimane dal Covid ed è un continuo sanificare i locali e ci sono molte persone a casa, addirittura venerdì in totale c'erano 3 persone, per cui non mi è stato nemmeno possibile informarmi sullo stato della questione. Adesso oggi ho chiesto, domani rientrerà l'ingegnere Vitellaro che è responsabile, e entro questa settimana devono assolutamente essere affidati i lavori per la realizzazione appunto di questo impianto di riscaldamento. Rieccoci in studio, non ci sono notizie o aggiornamenti rilevanti dell'ultima ora. Dunque, vi ricordiamo che l'informazione di Ora TG torna puntuale questa sera alle 19.45. Vi lasciamo adesso alle previsioni meteo. A voi tutti buon pomeriggio. Continua l'insegna del maltempo in Sicilia. La settimana lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, martedì 11 gennaio. Il cielo sarà coperto da nubi, precipitazioni sparse tra Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e nell'entroterra. I venti saranno deboli, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature sul capoluogo etneo: avremo una minima ed una massima rispettivamente di 15 e 16 gradi centigradi. La temperatura più alta si rileverà a Trapani con 17 gradi in tandem con Palermo, mentre la più bassa ad Enna con 7 gradi centigradi.